Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi dopo tanto tempo ecco un video, ed è un video molto particolare, ma non sarà più particolare tra un po' di giorni, perché porterò più o meno sempre questo torneo. Sì, perché è un torneo. E ma che torneo è? Allora, prima di tutto è un campionato a 24 squadre. Sì, vabbè, mettiamo le impostazioni avanzate, adesso vi spiego tutto. Allora, è un torneo di nazionali. Allora, ho visto che su FIFA ce ne sono 49 nazionali e quindi adesso faremo un campionato con tutte le nazionali per vedere appunto chi sarà la migliore. Ma questo non lo vedremo oggi, ma tra molti episodi. Allora, appunto, nazionali, ci saranno tutte le nazionali perché sono 49, però dato che il numero massimo di squadre è 24, 24 più 24 fa 48, quindi una squadra sfortunata non dovrà esserci. Qual è? È praticamente l'India, perché c'ha meno giocatori di tutti, tra l'altro più scarsi di tutti, quindi l'India è l'unica nazionale che non ci sarà in questi tornei. Mettiamo una coppa, questa mi piace di più, e ogni squadra dovrà fare due partite, l'andata ed il ritorno. Allora vi dirò che comunque questi video li voglio far durare 10 minuti alla volta, e credo che ne porterò due al giorno, quindi più o meno 20 minuti al giorno di video. Ok ragazzi, sono state sorteggiate completamente a caso queste 24 squadre che adesso andremo a vedere tutti insieme. Allora, per prima cosa, in questo torneo ho voluto mettere l'Italia, così un po' per far diventare un po' più bello il torneo, perché comunque è una delle poche nazionali che ci interessano. Allora, vi spiego come funzionano questi tornei. Allora, i tornei funzionano in questo modo. Allora, vi ho già detto che porto 10 minuti ogni video, quindi più o meno dovrebbero venire fuori 2-3 giornate, credo. Eccetto questo episodio qua, perché mentre spiego come si svolge questo torneo, diciamo, credo faremo qualcosa in meno. Allora, praticamente in ogni torneo, perché ne sono due, perché 24 e 24, passano le prime 12 squadre. Le prime 12 di qua, le prime 12 di là, formano un altro torneo da 24, che poi vi spiegherò come funziona, ma questa è una cosa che non riguarda adesso. Ok, vedo che in questo torneo comunque ci sono squadre molto importanti come Brasile, Germania, Portogallo, appunto Italia, e Uruguay, vabbè, le altre non ci interessano. E vabbè, andiamo a fare questo torneo. Vabbè, quindi diciamo sarà facile per l'Italia, che è la nostra nazionale, arrivare tra i primi 12, credo, non dovrebbe avere problemi. Chiamiamolo Mondiale Parte 1. Per non mettere l'uno, che se no ci mettiamo troppo tempo, se no solo mondiale parte, ok. Prima partita, Egitto-Canada. Secondo me vince il Canada, credo. Perché comunque adesso mi sono ricordato, perché ho visto nel Canada David. E David, per chi non lo sapesse, per chi non gioca all'Ultimate Team, è stato fatto TOTS. E appunto una cosa da dirvi riguardo ai TOTS. Allora, sto pensando insieme a mio fratello di creare un torneo con i TOTS, perché è un'idea davvero bella che finora nessuno ha portato su YouTube, però diciamo lo porteremo dopo questo torneo delle nazionali, e quindi, perché comunque ci vuole tempo a migliorare tutti i giocatori in base al loro overall, questo e quell'altro, e quindi diciamo non è una cosa di adesso, però l'idea è questa. Nel frattempo vince anche il Portogallo. Tutto secondo i piani. Venezuela, Finlandia. Vediamo. Vabbè, Venezuela, credo. Hanno pareggio, vabbè. Beh, alla fine molte partite sono anche abbastanza combattute. Eh sì, perché comunque sono nazionali importanti. Vediamo un po'. Grecia, Stati Uniti. 2-2. A tutte le partite in pareggio, sto vedendo. Vabbè, comunque, vediamo un po' chi
per chi dovesse vedere il video, chi riesce ad indovinare il marcatore finale di questa classifica dei marcatori. Per ora sta vincendo Cristiano Ronaldo, Carabba e Gonzalo Guedes. Allora, secondo me, non voglio dire Ronaldo, ma secondo me anche Immobile può fare qualcosa. Io dico Immobile. Voglio vedere voi un po' che dite nei commenti. Qui vince la Cina. Brasile, a parte una cosa da dirvi sul Brasile, perché una cosa che ho fatto all'ultimo minuto perché mi sono ricordato, a quanto pare le squadre dell'America non hanno le licenze ufficiali per far partecipare i veri giocatori convocati nella realtà, e quindi li ho dovuti aggiungere io. Tipo, se non avete capito, tipo il portiere del Brasile in realtà era un 75 perché non era convocato Alisson, perché non aveva le licenze. Tipo, questa cosa qua è successo. E infatti ho dovuto cambiare tutto il Brasile e tutta l'Argentina, per chi non l'avesse capito, diciamo. Vabbè, comunque stanno venendo partite molto interessanti, a quanto pare. Vabbè, con i risultati, diciamo, aspettabili. Ecco qua, la prima partita dell'Italia, Italia-Nuova Zelanda. Diciamo una brutta cosa che secondo me FIFA non doveva togliere. Nel frattempo ha segnato Emerson. Oddio, Emerson. E non ha neanche segnato Immobile, quindi sto perdendo, diciamo. Però comunque stavo dicendo una cosa che FIFA non doveva togliere. Secondo me il fatto che le partite si saltano da sole. Secondo me è una cosa molto brutta che FIFA non doveva togliere. Perché tra tutte le cose buone che poteva togliere, ha tolto la migliore. Quindi vabbè. Ha giocato l'Uruguay due volte di fila, a quanto pare, e le ha vinte tutte e due, quindi per ora è la squadra con più vittorie di fila. Ancora l'Italia. Allora, qua è difficile perché in trasferta, diciamo, non è tanto facile. Vediamo un po'. Italia-Slovenia. Immobile, l'avevo detto. Quello di Immobile. Vabbè, comunque, vi ho detto, un torneo comunque abbastanza semplice per l'Italia. Diciamo, i veri tornei non sono proprio questi. La mia idea non era portare un torneo con tutte le nazionali scarse e forti, però l'inizio è questo. Però comunque, se dovessero esserci aggiornamenti, poi ve ne parlo. Comunque ho notato che Gnabry ha fatto due doppiette, quindi, occhio. Galles Ecuador. Gol di Rando, sei bravo. Poi ricordate che domani c'è la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus. Secondo me vince la Juventus, anche se comunque, per chi non lo sapesse, io tifo Napoli, però non so. Alcune squadre comunque sono rientrate non benissimo dalla lunga pausa, quindi. Occhio, Danimarca-Brasile 2-0, Alexandro ha segnato. Questo gioco segnano sempre i terzini. Ho fatto caso solo adesso. Sudafrica contro Cina. Gol di Vulei. Bulgaria-Grecia. Comunque, tra poco, nel senso, sempre dopo il torneo, dopo vari tornei, non so se porterò anche video sull'Ultimate Team, perché in realtà ci avevo pensato, tipo video della mia nuova squadra, perché è cambiato tantissimo. Oppure video su come fare i crediti, perché a quanto pare ci sono molti video su come fare i crediti. Non so, ci avevo pensato, però a quanto pare ormai l'Ultimate Team è finito. Devono solo uscire altri due tipi di carte, che una esce giovedì, l'altra sono i Futis, che non so quando escono, sinceramente. Allora, vediamo Ronaldo se segna. È la doppietta, l'ho chiamato io così. Ok, quindi Ronaldo e Gnabry per ora alla pari. Quindi a quanto pare è anche finita la seconda giornata. E il video è durato 9 minuti e mezzo. Allora, dato che ho fatto solo due giornate, proviamo a fare un'altra. Egitto c'è il Carabba contro Ronaldo. No, Ronaldo è un'altra doppietta. Vabbè, comunque Immobile non credo a questo punto sia il capocannoniere. Però non cambio. Per fare le cose più giuste non cambio. La Finlandia.
A quanto pare c'è anche quel giocatore della Grecia che ha fatto 4 gol, quindi occhio anche a lui, anche se comunque la Grecia non so se passerà, perché comunque è una squadra di media classifica. Poi il primo 0-0, tra l'altro ho visto un altro tozzo, quindi tra poco arriverà anche quel torneo là, e quello là sarà il vero torneo. Venezuela 1, Bulgaria 1, partite abbastanza equilibrate. Ecco qua la Grecia, quell'attaccante ha la sua occasione. Vediamo se gioca, si gioca, il numero 14, vedetelo d'occhio. Vediamo un po'. Ha segnato ancora quello. È un buon marcatore. Cina-Danimarca. Perché poi la Cina comunque sta giocando bene. Quindi 4-0. Ok. Brasile-Svezia. E poi il Brasile comunque, vi dico, se non lo miglioravo io, sul serio, non so che squadra era, non era la stessa, perché non c'era Coutinho, non c'era Telles, non c'era tutto il centrocampo, anche se c'era quel Catarino che adesso ha segnato, quindi bene. Ok, credo mancano poche partite. Anche questa è la Slovenia, credo. Vediamo un po'. 2-0. Non me l'aspettavo, però sì. Il Galles alla fine tiene una bella squadra, però non so, non riesce mai a vincere. Però se vogliamo far vincere l'Italia, dobbiamo sperare che una delle squadre più forti, tra cui il Portogallo, la Germania e il Brasile, devono perdere, perché altrimenti va bene. 2-0 anche dell'Austria. Comunque a quanto pare non mancava la Slovenia, ma adesso credo di sì, perché vedo tutti a 3 partite. Vediamo un po'. Ilicic contro Haaland, ma non segna nessuno dei due. Vabbè, 2-1 per la Slovenia, credo è finita. Anzi, ah no, manca l'Italia. Come sono fatto di impiegare l'Italia? Vediamo un po'. Italia-Uruguay, partita abbastanza semplice. Immobile e Bonucci, tra l'altro. Anche Insigne, mi sembra il secondo gol di Insigne. Ok, dato che il caricamento è durato di più, è finita anche la terza giornata. E allora è finito anche il video. Solo prima di terminarlo voglio vedere la classifica marcatori e la classifica generale. Allora, i marcatori sono Ronaldo a 6, quello là della Grecia a 5, Gnabry e Brandt a 4, e poi c'è Pucchi e Beretta a 3. Vabbè, il resto tutti a 2. Sono abbastanza spuntati, che un gol credo lo avrei fatto anch'io. Invece la classifica è proprio quella che abbiamo visto quando abbiamo iniziato il torneo, ovvero le squadre più forti: Brasile, Portogallo, Germania e Italia. Solo che il Brasile e il Portogallo non hanno subito nemmeno un gol, e questa può essere una cosa molto difficile. Comunque questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. So che questa serie comunque durerà tanto, perché comunque solo questo primo torneo sono 46 giornate, più l'altro torneo altre 46 giornate, quindi non è una serie che non dura niente, appunto. Però comunque spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.